E poi arriva l'epifania che tutte le feste e i capelli porta via. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ragazzi, ultimo video con l'albero di Natale e primo video con la testolina nuova. Vi piacciono? Che ne pensate? Insomma, ci ho dato un taglio, ci voleva. Spero mi accettiate anche così. Altresì spero abbiate passato un fantastico Capodanno. Che avete fatto? Bagordi fino a notte fonda, anzi fino al mattino. Noi siamo stati in montagna, ci siamo tanto divertiti, ma adesso, prima dell'Epifania, tutti a casa a preparare la calzetta. Perché sì, la Befanuccia deve trovare qualcosa di appeso da rimpinzare di caramelle o carbone se siete stati monelli. Quest'anno però nessuno sarà reputato monello se farete la calza di Arte per te. Perché ho pensato per voi ad una calza fatta tutta con carta riciclata. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra calza dell'Epifania con la carta da riciclo. Ci occorreranno colla o colla a caldo, quello che preferite. Io per fare prima userò la colla a caldo con relativa stecca. Voi potete usare qualunque colla abbiate in casa, sia l'aceto vinilica che la Vinavil. Vi occorrerà semplicemente un po' più di tempo, una matita, un bel pennarello rosso. Io qui ho una bella penna da brush lettering, in modo che si possa scrivere così in maniera bella e fluente, ma anche un qualunque pennarello andrà benissimo. Un paio di forbici e naturalmente la carta da riciclo che avete in casa. Ci sta benissimo la carta da giornale, ma anche questa carta pacchi. Sapete questa double face che tanto si è vista per i regali di Natale? Ecco questa qua, comunque carta da regalo di Natale, quello che più preferite. Cominciamo subito. Allora, io qui ho un bel pezzo di carta che piego in doppio e sul quale disegno la sagoma della mia calza. Ecco qui il mio calzettone. Potete farla più o meno lunga, insomma, come meglio credete. Adesso ritaglio in doppio la mia calza. Tagliata la sagoma della calza, la metto un attimo da parte. Comincio a ritagliare delle strisce di carta da circa 4 centimetri di spessore. La lunghezza è relativa perché dipende dalla lunghezza della vostra carta, vedete? E piego così in tre queste strisce. Ne farò un po' rosse e un po' invece color cartapacchi, così. Anche la larghezza di queste strisce è del tutto indifferente, quindi con la colla a caldo, così, andrò a fare aderire la striscetta di carta e a tagliarla un po' in disavanzo. Quindi prenderò la successiva, metterò una striscia di colla qui a cavallo tra la carta e il resto e taglierò il disavanzo. Quindi ancora un'altra striscia di carta, sempre qui la colla a cavallo tra il vecchio e il nuovo, e un'altra striscia di carta, e continuiamo a riempire la nostra calza di striscette oblique, orizzontali, come più ci piace, finché non sarà tutta ricoperta. Quando la striscia finisce, ne facciamo un'altra. Alla fine di questo allineare e appiccicare avremo questo, però la calza sarà ben definita dall'altra parte. Bene, facciamo la stessa cosa anche con l'altra sagoma. Una volta ricoperte di strisce le due sagome, così, facciamo la svoltina. Allora, io la svoltina la farò
color cartapacchi e creerò una bella striscia larga un 4 centimetri e 2, così. Voilà, ne faccio una per la parte anteriore e una per la parte posteriore della calza. Questa però faccio in modo che sia ben adesa. 1 e 2. Voilà, e metto da parte. Adesso prendo la sagoma così. E con un paio di forbici dal taglio dritto o con un paio di forbici dal taglio a zig zag, io le ho, quindi utilizzerò questa zig zag, comincio a ritagliare l'eccesso di strisce e quindi ripristinare la forma della calza. E voilà, guardate che bella! Facciamo anche l'altra. Adesso in una delle due strisce, con una bella penna, insomma quello che avete a portata di mano, scrivete il nome della persona a cui andrà la vostra calza. La mia, come ovvio che sia, va a lui. Bene, adesso prendiamo la calza e sovrapponiamo qui nella parte superiore il nostro bordo calza al centro. Voilà, tagliamo l'estremo disavanzo da una parte e dall'altra e rabocchiamo all'interno. Mettiamo il bordo anche nell'altra. Facciamo un'ultima striscetta di carta, questa facciamola ben rinforzata, pieghiamola anche 4 volte, quindi 2 2, e poi di nuovo su se stessa, così. Chiudiamola con un filo di colla, meglio se colla a caldo perché farà tutto un filino plastico. Creiamo una sorta di occhiello, così, e appiccichiamola. A questo punto perfiliamo tutta la nostra calza con la colla a caldo incandescente, tranne il margine superiore ovviamente, e sovrapponiamo le due parti. Facciamo asciugare perfettamente i lembi della nostra calza e voilà, la nostra calza di carta è bella e pronta per essere riempita. Dopo l'asciugatura, mi raccomando, solo dopo l'asciugatura, che deve essere perfetta, quindi stringete e casomai ritagliate l'eccesso di colla, poi con un po' di forbici potrete anche aprirla, renderla tondeggiante per inserire i pensierini per l'Epifania, i dolcetti oppure il carbone o delle confezioni di colori, insomma quello che più vi piace, ma l'intenzione è quella di farvi vedere come trascorrere un pomeriggio, ma neanche un pomeriggio, un'oretta insieme ai vostri piccolini a creare la calza da far trovare alla Befana. Sono sicura che la Befana rimarrà stupita dalle vostre calze riciclate. E allora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao!
Visto che è bella la nostra calzetta, io l'ho fatta a righe oblique, ma voi lo potete fare a quadretti, a righe orizzontali, a righe verticali, come vi pare, anche a palline. Sbizzarrite la vostra creatività e fate la calzetta anche a mamma e papà, perché questa è un'ottima idea da regalare ai nostri genitori. Sapete che la Befana pensa sempre piccoli e a mamma e papà non ci pensa nessuno, e allora poi noi prendiamo un po' di farcia della nostra calza e facciamo delle mini calzette di carta per mamma e papà, così che anche loro possano essere felici e avere la loro calza. Bene, se questo video vi è piaciuto, nella calza di arte per te mettete scusate, qui appaiono ciuffi. Se questo video saluta barboncina, se questo video vi è piaciuto mettete nella calza di arte per te un bel pollice in su e una condivisione sulle vostre pagine Facebook. Venitemi a trovare anche sui miei altri canali, Ombretta e Due con una K. Non vi perdete il mio Instagram, cercate arte per te, sarò felice di trovarvi anche là. E soprattutto noi ci rivediamo anche nel prossimo video, in cui sarò coi capelli lunghi. Insomma, era un video già registrato, quindi preparatevi a momenti di capello lungo seguiti da momenti di capello corto. I video registrati vanno un po' così. Bene, basta cianciare, tutti a lavorare, andate a creare calzette, così la Befana è contenta. Salutiamo l'albero di Natale, perché l'ultimo video con l'albero di Natale ci ha fatto compagnia lungo tutta questa stagione e speriamo di rincontrarlo anche l'anno prossimo. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao! Stop.